all'Italia devono essere visionati e approvati dal Parlamento che, lo ribadiamo ancora una volta in questa sede, rappresenta il popolo italiano. E quindi questo deve essere fatto anche con i tempi adeguati e in modo adeguato, cosa che non è assolutamente avvenuto in questo contesto, perché siamo tuttora in un paese democratico, in un'Europa democratica, e quindi tutto deve avvenire nel rispetto dei tempi e in modo adeguato. Grazie. La ringrazio. Numero 17, l'orefice, dichiara aperto la votazione. Bolognesi. Chi altro? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 47 favorevoli, 219 contrari. La Camera respinge. Numero 17, numero 18, D'Ambrosio. D'Ambrosio. Grazie, Presidente. Chiaramente rifiuto la riformulazione che il Governo aveva posto per un motivo molto semplice, perché comunque, come stiamo dicendo dall'inizio, questo atto è partito davvero in una maniera indecente, perché, come richiederebbe la buona norma, tutti quelli che sono i trattati che dovrebbero essere sottoscritti dell'Italia dovrebbero in qualche modo essere valutati e approvati dal Parlamento con tempo congruo, e invece ci troviamo ancora una volta di fronte a una violenza attuata nei confronti del Parlamento, e quindi quello che era un impegno nei confronti del Governo a relazionare, francamente vederlo trasformare in una valutare un impegno, alla fine è francamente ridicolo, e quindi lo pongo in votazione che lo boccino pure. Grazie. Grazie. Pongo in votazione il 18, D'Ambrosio. Arlotti, Capelli, chi non riesce a votare? Monchiero, bene, dichiaro chiusa la votazione.